Eccoci qui con la dottoressa Luciana Baroni. Ciao Luciana, questo Ciao Massimo. è il nostro appuntamento settimanale con te in cui ci porti tante belle ricette e io vorrei ringraziarti per questo perché fai un lavoro gigantesco, sono decine e decine le ricette che ci hai fatto conoscere e vorrei ricordare ai nostri amici da casa che per avere delle notifiche di quando escono i nuovi video con te e con le tue ricette basta iscriversi al nostro canale. Con Luciana pubblichiamo solitamente all'inizio del weekend in modo da dare la possibilità a chi volesse cimentarsi in queste ricette di avere il tempo di fare la spesa e poi avere tutto il weekend a disposizione per realizzarla. Oggi cosa hai preparato? Oggi ho preparato dei cestini. Allora, il cestino è fatto con la patata e contiene dei cavoletti di Bruxelles. Quindi è un piatto nutrizionalmente molto valido perché poi assieme ai cavoletti ci sono anche dei ceci, quindi è un piatto che combina legumi e verdura. E poi le patate, noi sappiamo che sì, sono verdure, però dal punto di vista nutrizionale sono più simili ai cereali. Allora, per motivi di tempistiche, cioè per ridurre al minimo i tempi morti, conviene cominciare dalla preparazione delle patate. Le patate vanno lessate, io ho usato una pentola a pressione tradizionale, 5-6 patate medie, e poi vanno lasciate raffreddare perché poi dovrò pelarle e schiacciarle in modo da ottenere l'impasto che mi serve per fare il cestino. A questo punto preparo il ripieno. Il ripieno lo faccio con i cavoletti di Bruxelles sostanzialmente e dei ceci frullati. Ovviamente lavo bene i cavoletti, tolgo via le foglie esterne, quelle un pochino di solito che sono un po' ammaccate e appunto li taglio a pezzetti. Quindi partendo da 4 etti di cavoletti ne recupero poi alla fine di parte edibile circa 3 etti. Poi mi preparo il resto delle cose che mi servono, frullo separatamente i ceci già cotti con un spicchio d'aglio, li metto in una terrina, poi frullo 2 cipolle, proprio frullate frullate, e le metto in un'altra terrina, e poi in un frullatore di quelli piccolini per le cose piccole frullo i capperi, circa 50 grammi di capperi, ovviamente dopo averli messi a bagno e fatti dessalare. Per preparare quindi il ripieno comincio a soffriggere la cipolla, 2-3 cucchiai di cipolla frullata con l'acqua e un cucchiaino di miso. Di solito faccio sciogliere il miso nell'acqua in modo che già diventa una soluzione, insomma, e lo metto assieme alla cipolla a soffriggere. Allora, tutta questa cosa io l'ho fatta in pentola a pressione elettrica per motivi di tempo, perché come vi ho spiegato più volte, in questo modo si accorciano molto i tempi di preparazione, però ovviamente nulla vieta di farla in una normalissima padella. Poi c'è con i cavoletti. Con la pentola elettrica, per accelerare i tempi, faccio partire 5 minuti di cottura a pressione in modo che veramente recupero tantissimo tempo. Apro la pentola e aggiungo ceci, aggiungo un po' di curcuma, 2 cucchiaini di solito, e faccio consumare. E qui c'è una funzione nella pentola elettrica che è appunto la funzione per soffriggere che si chiama sauté. Ripeto, il tutto può essere fatto con una padella normalissima. Mi accingo a questo punto che le patate si sono raffreddate a bruciarle e le schiaccio in una terrina. Ci aggiungo il resto delle cipolle frullate, aggiungo i capperi, aggiungo 50 grammi di farina di fave, 2 cucchiai d'olio e comincio a mescolare e eventualmente aggiungo un po' di pane grattugiato, quello che mi serve per dare all'impasto una La certa consistenza. consistenza. Deve restare però abbastanza morbido. Aggiungo 2 spolverate, poi eventualmente aggiungo di sale, anche se non dovrebbe servire molto sale visto che ci sono i capperi. Allora, una volta che ho questo impasto fatto con le patate, io ho una pentola da forno con degli incavi per i muffins. Dentro gli incavi non metto direttamente le cose che devo cucinare, ma uso quei cestini di lattice che ci sono per i muffins. Quindi metto un po' di impasto, di solito basta un cucchiaione bello pieno sul cestino del muffin e lo stendo bene in modo da ricavare una specie di incavo centrale e poi lo metto nella pentola da forno. Insomma, quindi fatta tutta questa operazione di trasferire quindi l'impasto di patate nei cestini, cerco ancora con le mani magari di dargli un po' più di incavatura, perché in quell'incavatura ovviamente dovrò mettere il ripieno. Trasferisco i cavoletti cotti in una terrina, nel frattempo si saranno raffreddati, ci aggiungo 2 cucchiai di lievito in scaglie e mescolo bene. Poi con un cucchiaio li metto in questa incavatura e posso stare anche abbondante, nel senso che posso fare anche una cucina
sfumature. Poi ci spolvero sopra un po' di lievito in scaglie ancora, una volta che ho finito di riempirli, e poi metto in forno a 180 gradi per 30 minuti. Con queste quantità vengono 24. Non riuscirete a mangiarli tutti, probabilmente, quindi quelli che non riuscite a mangiare li mettete in un contenitore col coperchio, li tenete in frigo. Vi raccomando di togliere il cestino di lattice, perché altrimenti restano umidi. Volevo chiederti, tra le tante ricette che fai in famiglia, quali sono quelle che ti chiedono più spesso? Ma non hanno tempo di chiedermele perché ne faccio in continuazione, quindi più che altro il problema è che qua stiamo cominciando a ingrassare perché mangiare tutta sta roba. Io ho preso un paio di chili da quando ho cominciato a fare questa roba qua. Allora, noi siamo molto contenti di tutte queste ricette che sono semplici, a volte anche un po' più complesse, ma sicuramente molto pratiche. Vorrei però citare il libro che tu hai scritto insieme con lo chef Alberto Berto, in cui riporti tantissime ricette un po' più elaborate, un po' più sofisticate. Ce ne parli un attimo di questo libro, Luciana? Le ricette le ha fatte naturalmente Alberto perché io non sarei in grado. Sono delle ricette tutte a base vegetale. La peculiarità di Alberto è quella di fare delle preparazioni buonissime, ma anche di curare molto l'impiattamento. Per cui vedete le foto, vedete delle cose che sono veramente strabilianti, che è peccato mangiarle perché rovini la composizione. Noi conosciamo molto bene Alberto Berto, abbiamo lavorato insieme. Consiglio a tutti di dare un'occhiata a questo libro che si chiama Il piatto sostenibile, un libro che riporta tante ricette, sì, ma che parla anche di, appunto, di sostenibilità. È la parte che hai curato tu personalmente, Luciano. Diciamo che propone degli spunti sia per quanto riguarda la sostenibilità di quello che mangiamo, che gli effetti sulla salute, che tutti dovrebbero, come dire, conoscere per poi compiere delle scelte responsabili. La scelta di quello che mangiamo è una scelta potentissima sia in termini di salute che in termini di effetti sull'ecosistema. Quindi assolutamente non pensate di essere una goccia nel mare, ma il mare poi si riempie con le gocce, per cui è importante che tutti facciano la propria parte. Bene, allora ricordo di iscrivervi al canale in modo che potrete essere avvisati ogni qualvolta insieme con Luciana pubblichiamo una nuova ricetta. Grazie Luciana e alla prossima. Grazie a voi.